qui siamo all'entrata dell'Ecomuseo della Pietra del Cantone, che ha sede in Cellamonte. Un ecomuseo non è un museo tradizionale, nel senso che nell'ecomuseo non ci sono esposizioni di quadri, di oggetti, ma l'ecomuseo è tutto il territorio, il paesaggio, la sua gente, le sue tradizioni, l'enogastronomia. Quindi è un museo diffuso. Ci troviamo qui, mentre io parlo, affacciati a un paesaggio verso il paese di Rosignano che è un po' una sintesi del paesaggio monferrino, nel senso che non è tutto coltivato a vigneti, a differenza delle Langhe. Ci sono qui davanti a me dei vigneti, dei boschi, dei campi e anche nel cortile una palma che è caratteristica di tutti i giardini, sia delle case nobiliari ma anche contadine. La pietra da cantone veniva già usata nel Medioevo, ma per costruzioni di pievi oppure fregi, nel Duomo di Casale c'è un fregio antecedente l'anno 1000. Le costruzioni civili sono iniziate nel 600 e nel 700, ma il grande boom di queste costruzioni è stato l'Ottocento. L'Ottocento è proseguito fino al 1950, quando sono state chiuse le cave che si trovano qui vicino e sono stati cambiati i materiali da costruzione. L'Infernotte, secondo le testimonianze orali, perché è una cultura contadina, la costruzione, lo scavo dell'Infernotte risalgono all'Ottocento, probabilmente a partire dal 1830, quando si è incominciato a imbottigliare il vino. L'Infernotte è una parola un po' misteriosa, con tutta probabilità deriva dall'antico francese enferno, cioè la cella più chiusa, più angusta e più cupa delle prigioni. L'Infernotte veniva scavato dal proprietario e probabilmente anche con l'aiuto del cavatore della cava che si trovano qui vicino, probabilmente durante l'inverno. Secondo le testimonianze sempre orali, ci mettevano dai 2 ai 3 anni per realizzarlo completamente. Potete immaginare, entrando qui dentro, magari il contadino monferrino con la sua ruota nera e il suo cappellaccio, che veniva a deporre quelle che erano le bottiglie più pregiate. Scavando venivano nello stesso tempo costruite delle cose, no? Da cui questo tavolo che non è stato riportato, ma è stato direttamente scavato nella roccia. In altri Infernot venivano fatti, secondo anche l'estro del proprietario, sembrano degli altari, delle scene teatrali più semplici, più complicate. E la temperatura dell'Infernot è ideale per la conservazione del vino perché è costante d'inverno come d'estate dai 15 o i 16 gradi. Era il luogo anche dove si poteva passare l'inverno, visto che questa temperatura rispetto al gelo e alla neve che ci poteva essere fuori era sopportabile in case che non avevano riscaldamento.